cemento! ¡Tira Pinocchio! Era proprio di poter riaprire al più presto l'impiccagione del vostro pirata. E poi ero io. E io non ero assolutamente d'accordo. Anche perché mi dicono che tentolare appesi per il collo faccia un male da morire. E non mi vergogno affatto ad affermare che, a differenza di altri miei insigni colleghi appartenenti ad altre tribù, io ho sempre saggiamente preferito il disonore alla morte. Preferisco la morte al disonore. Non fatevi illusioni. Per me siete soltanto un affare. Metto all'asta Isabella, un vero boccone da re. Sarà poco rispettoso nei riguardi del gentil sesso, ma anche sempre preferito un portiere d'oro ai begli occhi di una donna. Non la pagherai, pirata. Non la faccio finché non ti avrò visto impiccato sulla piazza di Beachy. E dai. Sembrava che l'uomo impiccato fosse diventata un'idea fissa da quelle parti. E così, prima che si fossero levata la soddisfazione di vedermi pendolare da un corda, io tentai di tagliare la corda. Ma purtroppo qualcuno venne in mente di tagliare proprio la mia. Sempre vincere. L'abilità in questi casi sta nel saper trasformare una sconfitta in una vittoria e diventare da prigioniero carceriere. Quando mi libererà? Vorresti già lasciarmi? Borgia Franca e la porta! La vita di un corsaro non è facile, ma fortunatamente ho sempre avuto tanti amici pronti a buttarsi nel fuoco. Dimmi tutto, amore mia, perché? Perché un po' esagerato. Ma noi corsari abbiamo sempre fatto